L'Under 16 fa cinquina, vola a 15 punti e mantiene anche il titolo di regina della categoria, considerando i punti conquistati e la differenza reti. Il Napoli è subito propositivo, va alla ricerca della vittoria. Al terzo Marrazzo disegna un cross per il colpo di testa di Mancino, che termina tra le braccia di Galante. Un minuto dopo è Virgilio a condurre la transizione offensiva. Il centrocampista azzurro salta con sorte, Galante lo contrasta in uscita, sul rimpallo è provvidenziale l'anticipo di Cuchi su Della Pietra. Al settimo, Cioffi ha l'occasione di portare il Napoli in vantaggio, approfitta di uno svarione di Cuchi, si invola verso la porta avversaria, ma giunto al limite dell'area svirgola il tiro e spedisce il pallone abbondantemente a lato. È una pressione costante quella del Napoli. All'ottavo Mancino, con un filtrante, premia l'inserimento di Virgilio, che va al cross smanacciato da Galante sui piedi di Della Pietra, ma la deviazione dell'attaccante azzurro è intercettata sulla linea da Vedovato. Il Napoli va in vantaggio al 18esimo e lo fa con uno straordinario gol di Cioffi, il sesto in 5 partite. Il numero 11 azzurro inventa uno splendido tiro dalla distanza che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli è in fiducia e continua a spingere. Al 19esimo Virgilio serve Mancino, che prova a beffare Galante sul primo palo, ma il portiere del Pescara si rifugia in calcio d'angolo. Al 27esimo si vede finalmente il Pescara, il tentativo di Di Stefano sugli sviluppi di un fallo laterale, ma Mancino blocca a terra la sua conclusione. Un minuto dopo però il Napoli raddoppia, Marrazzo supera Cucchi e Ciafardini, scarica il pallone a Della Pietra che trafigge Galante con l'aiuto di una deviazione di Vedovato. Al 33esimo il Pescara tenta di accorciare le distanze. Iniziativa di Mandolesi, che si propone sulla sinistra, si porta il pallone sul destro e realizza un tiro cross intercettato da Mancino. Nella ripresa il Napoli continua a macinare gioco e palle gol. Stavolta è l'asse Della Pietra Mancino a rendersi pericoloso. Il numero 7 azzurro si libera di Mancini con una Veronica e va al tiro respinto da Galante. Al terzo però passa il Pescara e Mandolesi ad eludere la copertura di Parisi ed accorciare le distanze con una conclusione raso terra che si insacca sotto le braccia di Mancino. Il Napoli gestisce con serenità il vantaggio, il Pescara non è mai incisivo e al 15esimo Della Pietra si rende ancora pericoloso. Il centravanti azzurro devia di testa una punizione battuta da Ceparano, ma il colpo di testa è bloccato da Galante. Il match scivola verso il fischio finale. L'ultima emozione arriva al 40esimo con un calcio di punizione di Cioffi che termina di poco alto sopra la traversa. Il campionato Under 16 si ferma per gli impegni della nazionale di categoria. Gli azzurrini ripartiranno fra 2 settimane con la trasferta di Avellino.